Giovedì 11 luglio, con l'arrivo del volo da Nantes alle 8:20, ci saranno i primi passeggeri che sbarcheranno all'aeroporto di Salerno. Un lavoro che è partito oltre 40 anni fa, con un grande rush finale dell'ultimo periodo. Abbiamo investito 250 milioni di euro per le infrastrutture aeroportuali, altri 250 per le infrastrutture esterne, e saremo pronti ad accogliere i turisti con autobus, con taxi e con tutto quello che è necessario. Sulle mie pagine social il conto dell'intera mattinata, seguiteci.